sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Tese matte, ascolto e chiudo, rido che c'è break humor. Non ti rilassare, non ce n'è per nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul porto di Tese matte. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che viene da tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 21 alle 23 qui su Twitch. Ma non il venerdì, vi ho mentito, da lunedì a giovedì con Daniele Doesn't Matter, che sono io, Jimmy The Fear, che è qua alla mia sinistra. E ciao ragazzi, ciao a tutti. Questa sera, come vedete, è una puntata speciale perché abbiamo tre ospiti. E chi sono questi tre fanciulli? Adesso lo scopriremo. Abbiamo Marco Spina alla sinistra di Jimmy The Fear, o alla destra se avete lo schermo al contrario. Subito sotto Marco c'è Tito Cordone, e a fianco a Tito Cordone il fratello di Marco, ovvero Giovanni Spina. E perché sono ospiti del Doesn't Matter Podcast? Come avrete intuito, qualcuno avrà già capito perché sono ospiti. E non sono solo ospiti questa sera, perché loro sono fondamentali partecipanti virtuali di tutte le sere. Perché loro tre sono coloro che hanno realizzato la canzone della sigla di questo programma. Quindi in chat subito fate partire un'ovazione, perché la sigla che tanto amate l'hanno fatta loro. E che cosa accadrà nella puntata di oggi? Marco, Giovanni e Tito saranno con noi fino alle 22. Tra poco li andremo a conoscere meglio e faremo un gioco tutti insieme, incluso tutti voi in chat che ci state guardando. Allora ragazzi, io direi che ho parlato già abbastanza, quindi possiamo passare ad un giro rapido di presentazioni. Marco, partiamo subito con te. Salve, salve. Ciao a tutti, Marco. Ciao ragazzi. Dici chi sei, cosa fai nella vita e il contributo che hai dato alla sigla. Allora, sono un bassista fondamentalmente, e ovviamente mi diletto a cantare da un paio d'anni. Nulla, la sigla in sostanza è stata una mia idea di partenza, e poi i miei compagni d'avventura da sempre mi hanno accompagnato, mi hanno sostenuto come sempre alle mie cavolate che voglio fare. E nulla, a parte questo, lascio poi le domande di dopo, Dani, ti lascio carta bianca. Ok, va bene, allora non mi spoileri già le risposte delle domande che già conosci, stiamo facendo finta che siano venute dal nulla. Giovanni, ti faccio la stessa identica domanda, quindi chi sei, cosa fai nella vita e che contributo hai dato alla sigla tu? Ciao a tutti ragazzi, allora niente, io come sapete sono il fratello di Marco, sono un batterista ed un sound engineer. E ovviamente alla sigla ho registrato la batteria e ho fatto in modo che tutto quello che abbiamo registrato si senta, insomma. Ma in tutto questo, chi è che ha insegnato le parole della sigla a Marco, visto che ancora non le conosce? ma lasciamo stare, ci sono stati tanti errori di taglio, sai. Tito, è il tuo turno. Chi sei, da allora, dove vieni, sì. Un fiorino. Allora, ciao a tutti, io sono Tito, sono 28 anni, sono uno studente del Conservatorio di Campobasso qui a Campobasso, e ho contribuito alla sigla, che io sono rimasto molto molto contento di averla fatto con Marco, e sono rimasto contento che mi abbia chiamato, ovviamente. Ho contribuito suonando la chitarra, quindi tutte le chitarre che sentite sono le mie. Credo. Di la verità, credo. Eri molto contento che Marco ti abbia chiamato per questo progetto, ti ha raccontato tutto, e quando gli hai chiesto sì, ma quanto ci danno, e hai scoperto che era un lavoro a gratis. No, sono stato contento. Sono stato contentissimo. Sapere di aver fatto la sigla a te è stato un onore. Io qualche video tuo l'ho seguito anche dai primi anni del 2010. È stato bellissimo, cioè io ho ringraziato Marco per giorni, quindi non mi interessa. Io confermo. Ti ringrazio tantissimo, non ve li do comunque i soldi, nonostante questi complimenti. Ci speravo. So che ci hai provato. Ma nemmeno, bravo. Ma nemmeno se ti dico che io ti seguo da tanti anni, nemmeno quello, basta. Se vuoi ho 500 lire per un carrello della spesa. Mi accontento di un caffè, bravo. Allora. Neanche quello offre, sto confermando. Ma stai zitto, che sei sempre a casa mia a prendere caffè. Allora, quindi neanche una cena.
Adesso non ci allarghiamo, eh. Sì, ne esageriamo. Ne approfitto per farvi una domanda, visto che dal cognome abbiamo intuito che Giovanni e Marco sono fratelli, ma Tito, come l'avete conosciuto? Chi comincia, Giovanni, io? La tua battuta sicuramente è più bella della mia, vai. Allora, Tito, ci siamo conosciuti una decina di anni fa, quando venne a registrare nel mio studio con un gruppo di amici ed aveva ancora i capelli, ragazzi, vi giuro, aveva i capelli lunghi perché era un metallaro. Quindi colpa vostra. Più o meno, probabile. Dalle collere che aveva fatto vedere i capelli. Poi è diventato amico di mio fratello e quindi è diventato così. Io ho conosciuto Tito in un'estate, eravamo in un privé di un night. E lì aveva soltanto una cresta e stavamo perdendo un po' i capelli. No, sto scherzando. Ci conosciamo come ci conosciamo tra altri colleghi musicisti. Ci sentivamo semplicemente perché, oltre alla passione per la musica, io e lui poi abbiamo una grande amicizia e poi abbiamo scoperto che aveva una passione per i videogiochi incredibile, quindi è nato così e suonando. Ottimo, questa cosa della passione dei videogiochi sarà ricorrente nella puntata, come ti avevo anticipato. Mi spiace per te, Giovanni, ma devi prendertela con tuo fratello, perché dopo, nel gioco che faremo, appunto, affronteremo l'argomento videogioco anche con tutti voi che state guardando la live. Tito, giusto per metterti in difficoltà, visto che loro hanno raccontato questa storia dei night, che tu eri la spogliarellista e ti hanno conosciuto in questo modo, è il tuo momento per rifarti, e quindi dimmi un difetto di Marco e Giovanni e poi anche un pregio. Ma più che allora più che un difetto ti dico un pregio, che poi è anche un difetto. Cioè, io apprezzo di entrambi il fatto che siano molto molto buoni, però questa cosa contemporaneamente è un'arma a doppio taglio, quindi è una cosa che condividiamo credo tutti e tre. Ma no, veramente difetti non te li saprei dire. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è questa, che è un pregio ma è un'arma a doppio taglio, quindi... Questa, Tito, è proprio una risposta da Miss Italia, Bravo, cioè... Infatti poi i soldi me li daranno loro dopo, quindi facciamo i conti dopo. È come se mi chiedessero un difetto e dico sono troppo onesto, questo è il mio difetto, cioè, il difetto <Chapeau. è? ride> Però apprezza apprezzo tantissimo. Allora, Marco, proseguendo con la storia della sigla, perché appunto principalmente siete qui per questo, come siete arrivati a fare questa sigla? Fate finta di non conoscermi, no? Come raccontate a tutti quanti come si è svolto questa joint venture? Allora, la racconto come se dovessi raccontarla a un mio caro amico. Come lo racconta a Tito? Ero in doccia. La parte dove ti tocchi pensando a Daniela possiamo anche passare. Possiamo stare avanti direttamente. È una cosa che fanno tutti. Ah, cioè, anche lui mi manda due foto, io in doccia combino tutto. Però la possiamo anche preparare. Allora, è nata davvero, è nata in doccia, ma l'idea è nata quando... in sostanza tu, Dani, avevi fatto i video roast di quest'estate e semplicemente mi è venuto l'idea di stare qualcosa, anche se non sapevo se mai fosse andato in porto nulla. E nulla, sotto la doccia appunto mi è venuto il colpo di genio di tre accordi, quattro in realtà, accordi veramente basilari. Ho detto ci potrebbe uscire qualcosa e da lì ho buttato giù un testo che, Dani, non so se vogliamo spoilerare com'era inizialmente la sigla. Puoi dire tutto quello che vuoi. È stata sempre così. Va bene, però non mi assumo la responsabilità delle cose che dico. In sostanza la sigla era nata molto più breve e poi ti è piaciuta, insomma io ho registrato qualcosa e ti è piaciuta. Però inizialmente era molto diversa e non era pensata per il podcast, era pensata più in generale su di te perché volevo vendicarmi dei tuoi roast. Del tuo roast che mi hai fatto su Instagram. E questo è stato il processo creativo proprio base. Poi ho contattato ovviamente Tito, ho detto mettiamoci su una chitarra, rendiamola rock, e poi abbiamo dovuto comunque ricambiare perché la sigla poi è diventata più lunga, sono cambiate le parole. Ovviamente Dani, ti ringrazio di nuovo perché grazie al tuo contributo il testo non sarebbe uscito così figo probabilmente.
Vabbè, ti ringrazio tantissimo. Una grandissima mano. Okay, guarda, non mi fido tanto delle tue parole, perché ribadisco ancora il fatto che tu il testo ancora non l'hai imparato, quindi se mi dici che è figo ma non lo sai non so quanto posso fidarmi. Cosa dici prima di Cattivo Gusto? Ormai svelalo questo mistero che tutti chiedono. Allora, la cosa del Cattivo Gusto nella seconda parte, io dico ascolto e chiudo, rido che c'è black humor. Questo è il testo. Il mistero è non stato ti rilassare, svelato. Non ce n'è né per nessuno. Poi sa che qualcuno chiedeva anche nel grido in sottofondo che c'era questo urlo, che è pronti o no, quello è il grido. Non tanto si capisce sempre, ma era voluto più o meno era voluto così. Marco, io ero convinto che dicesse magne, ma non pronti o no. Ho scoperto adesso che non dice no, il magne, ma era la versione di prima. È una bella shock. Io a Marco ho mandato le domande nel pomeriggio per sapere se fosse d'accordo con le cose che volevo chiedergli, e spero che Marco vi abbia girato le domande. Me lo confermate, Gio e Tito? No. Sì. No. Giuro l'ho fatto, giuro. Ok, quello che non ha fatto Marco, perché non l'ho detto neanche a lui, è che adesso c'è la domanda con l'handicap, che è una tradizione su questo podcast quando ci sono degli ospiti. Chi vuole partire? Poi vi dico di che cosa si tratta. Dai, parto io. Ok, allora, no, non devi indovinare niente, Tito, è molto più complicato. La domanda che ti pongo è: cosa ti ha avvicinato alla musica? Ok, devi rispondere semplicemente a questa domanda. Però, come anticipato, c'è un handicap. Tu adesso potrai raccontarci questa cosa, ma non potrai utilizzare parole che contengono la lettera T di Tito. No, ma cos'è? Ok, quindi non posso utilizzare le parole che cominciano con la T? No, che sì. Contengono la T, non solo che cominciano. Ma come? Dovrei trovare. Vai a sillabe! Dovrei trovare delle altre parole in sostituto, che ha un nome tecnico questa cosa in italiano, che ora non mi viene. Allora, sinonimi. Però sinonimi, esatto, la parola del giorno è sinonimi. gli facciamo perdere i capelli. C'è uno scrittore inglese che ha scritto un romanzo di 500 pagine senza mai utilizzare la lettera E al suo interno. Questo romanzo si intitola Gatsby, ed è nel... non è il grande Gatsby, si intitola Gatsby, ma non c'entra niente. E... per tutto il testo non ha mai utilizzato parole che contengono la lettera E. Quindi allora io ti devo formulare una frase che non abbia le T in parole, verbi e congiunzioni e altro, giusto? Esattamente. Sì. Allora ti dico non parto da bene. No, parto da adesso, aspetta, parto da adesso. Ok. Aspetta. Allora, andiamo alla grande. La musica. Sì. È comunicazione. Sì. E quindi, per me, bravo, stai andando bene. C'era qualcosa che andava al di là della semplice melodia e armonia. Basta. Caspita, sei stato bravissimo. No, bravo. Sto sudando. Tra tutti i nostri ospiti sei stato il migliore. Giovanni, è il tuo turno. Perché ti sei... cosa ti ha avvicinato alla musica e tu non potrai utilizzare parole che cominciano con la G di Giovanni? Cosa mi ha avvicinato alla musica? Beh. Ci sono nato. Fine. non vale così. Non vale, però è la verità, com'è? Scusa, ci sono nato e mi sto immaginando tua mamma che sta partorendo mentre suona un violino. Cosa vuol dire ci sono nato nella musica? Vedi che stiamo là più o meno, nella musica mia, cioè, mi sono avvicinato alla musica per via della creatività che la musica può dare. Ok. Onestissimo, mi fermo qua che sono già arrivato. Il mio cervello è full. Va bene, dai, te la buoniamo. Mia però era più difficile. La mia era più difficile. Per il momento sei in vantaggio, Tito. Decisamente sei stato. Tito, ma attendra l'ossigeno. Cioè, ossigena di più la testa senza capelli. Pure vero. Giusto. Povero Tito, ti sono vicino in questo momento. Ti avranno fracassato le palle con queste battute. Ma ormai è abitudine, ormai è acqua passata. Avrai un diavolo per capello. Ma voi volete vedere Tito? Volete vedere Tito quando era volete vedere Tito quando era giovane? Perché adesso è vecchio, scusa.
Fantastico, però. Marco, tu che te la stai ridendo, non mi sono dimenticato del gioco, ora tocca a te. Devi raccontarci che cosa ti ha avvicinato alla musica senza utilizzare ovviamente la lettera M di Marco. E la cosa è bella e curiosa perché per dire musica c'è la parola M. Io sono porto in svantaggio cronico. Non è colpa mia, allora, Marco. Giustamente. Allora, cosa mi ha avvicinato a quella cosa che ha tante note? Vivere all'interno di tanti stimoli dovuti al mio... No, ferma. Stimoli non va bene. Ah, stimoli, ok. Allora, vivere all'interno di... Non posso di niente, c'è tutto qua, ok, riparto da capo, cambio frase a questo punto. Era bello ridere. Esatto. Ma tanto sapevo che sarebbe arrivato il mio turno, sicuramente. Allora, in una parola potrei dirlo, ed è un gruppo, e sono i Toto, che è un gruppo che ha non posso dire plasmato, mannaggia. Puoi arrenderti, se puoi gettare la spugna. No, provo l'ultima. Allora, sono nato in questo scenario, dovuto ovviamente... Non posso dire niente, eppure non ho difficoltà di solito, ma mi prendono per dislessico, che non sa dire, non sa coniugare due frasi. Sì, chi si collega adesso è in una situazione tragica. Garrendo, Dani, stavolta hai vinto tu, ti giuro. Vabbè, dai, siete comunque stati bravi. Per par condicio, Jimmy, di quanto ti piace la sigla senza utilizzare la prima lettera del tuo nome, di Jimmy, ovvero la J, se ce la fai. Vabbè, sì. A me piace tanto la sigla, la trovo molto bella, armonica, senza perfetto in tutto. Non si capiscono molto bene le parole, però ha dato quel quid in più che serviva alla presentazione di questa stratosferico e grandioso podcast che conduciamo insieme. Sono molto contento di avere con noi gli ospiti che l'hanno creata, quindi ragazzi vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Ma ragazzi, mettete un tempo, era facilissimo. Quindi mi hai dato una botta di educazione lessicale stasera, grazie. Ma ragazzi, era così semplice, basta che non dovevo dire che avevo i jeans. Ok, torniamo un attimo seri. E vi chiedo, ragazzi, che progetti avete, che progetti state curando? Partiamo in ordine, inizia tu, Marco, e poi andiamo a ruota, perché sennò non parte nessuno. Allora, progetti nello specifico ce ne sono sempre diversi. Quello che stiamo curando con maggiore frequenza è un progetto in cui praticamente risuoniamo, riarrangiamo, rivisitiamo le colonne sonore, brani molto famosi dei videogiochi. Qualcosa è anche già uscito. Oltre questo collaboriamo comunque con altri artisti che molisani, ovviamente qualcosa di anche fuori regione, di magari più piccolo, qualche progetto più piccolo. Guarda, mi incuriosisce molto il tuo percorso di studi, anche perché uno dei conduttori del podcast, Federico, che questa sera non c'è, ci ribadisce sempre che lui ha 4 lauree al conservatorio, quindi è un peccato che non ci sia stasera, perché avrebbe potuto portare appunto la sua esperienza riguardo. Però ti chiedo, immagina di finire gli studi e puoi scegliere liberamente cosa vuoi fare nel campo della musica. Cosa faresti? La prima cosa che mi piacerebbe fare è comporre musica per videogiochi, anime, cartoni, perché mi sento proprio dentro questo trasporto verso questo tipo di musica. Quindi mi piacerebbe proprio cercare di capire meglio come funziona la composizione da quel punto di vista e lavorare anche a qualcosa, tipo a qualche anime. Per esempio, mi piacerebbe un sacco lavorare con lo studio dell'Attacco dei Giganti, tutte queste cose giapponesi, tutte queste canzoni, questi brani fenomenali, a me piacciono assai. Quindi diciamo che probabilmente mi piacerebbe lavorare nell'aspetto videoludico della musica. Come ultima domanda, a questo punto vi chiedo di sponsorizzarvi, nel senso, dove possono seguirvi le persone, dove vi trovano e dove potranno andare a seguire appunto i vostri progetti di uscita prossima. Sicuramente tutti e tre i canali YouTube e Instagram
e li trovate sotto i nostri rispettivi nomi, Giovanni Spina, Tito Cordone e Marco Spina. E in più c'è anche il canale Spotify di Tito, dove carichiamo spesso anche cose insieme, e c'è anche il canale YouTube dello studio nostro di registrazione, dove poi registriamo tutti i brani. Ci sono anche altre cose, non soltanto quelle che facciamo noi, che è il Blackline Studio Recording. Ragazzi, io spero che vi siate divertiti. Quando volete tornare, nostri ospiti, siete i benvenuti. Vi saluto e niente, grazie ancora per essere stati i nostri ospiti, e ci vediamo, ci sentiamo presto e ci rimetteremo d'accordo per un'altra ospitata. Grazie mille di tutto. Grazie a voi, ciao ragazzi. Piacere mio e grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.